Questa mattina a Palazzo Farnese si presenta l'iniziativa Un calcio all'indifferenza. Nello specifico di cosa si tratta? Oggi siamo qui per inaugurare con la conferenza stampa di presentazione della manifestazione un triangolare per sensibilizzare l'opinione pubblica alla donazione degli organi. Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessorato dello sport, che mi vede anche in qualità di consigliere partecipante, e nel quale vogliamo fare di tutto per sensibilizzare l'opinione pubblica alla donazione degli organi. Sostanzialmente organizzeremo un triangolare di calcio a 11 allo Stadio Romeo Menti, e mi preme anche ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto in questa iniziativa, al fine di far conoscere quelle che sono le iniziative che l'Associazione La Nazionale Italiana dei Trapiantati porta avanti da tempo per questo specifico settore. E la manifestazione sarà preceduta da un convegno specifico sul tema della donazione degli organi, quindi tutti quanti insieme per sensibilizzare rispetto a una tematica che molto spesso non ha la giusta attenzione, la giusta, diciamo, risonanza mediatica, quindi tutti insieme per sensibilizzare l'opinione pubblica affinché questo tema sia non solo di nicchia, ma sia sempre più alla ribalta nazionale, perché con la donazione si possono salvare tantissime vite. Lo stesso titolo della manifestazione, Un calcio all'indifferenza, che ci può già rappresentare e dire qual è il vero significato di questa manifestazione. Vedrà coinvolte numerose persone, quindi appartenenti al mondo anche della società civile, e sarà preceduta anche qui da oltre dalla conferenza stampa di stamattina, ma anche da un convegno e un dibattito sul tema, dove parteciperanno anche alcune grandi personalità impegnate proprio nei trapianti e soprattutto nella diffusione di quella che comunque è la donazione degli organi. E sono anni che con la nostra nazionale portiamo nei campi, negli stadi italiani, varie campagne di sensibilizzazione, e tra cui il bullismo, la violenza sulle donne, e oggi non appena siamo stati contattati, chiamati dall'amministrazione comunale a partecipare a questo evento solidale, noi stamattina siamo qui e saremo sempre presenti. Castellammare innanzitutto perché la mia città, ci tengo tantissimo a far vedere che l'amore della nostra terra possa abbracciare anche questo tema molto delicato. Di solito ci muoviamo su tutto lo stivale per sensibilizzare in qualsiasi parte dove c'è la possibilità di farlo. Poi ogni tanto c'è stato anche un europeo di categoria, fortunatamente l'abbiamo vinto e questo ci ha dato tanto spazio e ne siamo molto, molto contenti.